spettacolo. Palermo è sempre un grandissimo regalo per gli occhi e per l'anima. Oggi non ho voglia di assaggiare del cibo tipico, no, ho voglia del food porn, qualcosa di zozzo, di maschio e godereccio. Ebbene sì, ma non posso muovermi senza l'autoctono abitante. Chiamiamo l'autoctono. Buongiorno signor autoctono. Dottore, bentornato nella ridente Palermo. Oggi un po' cupa, ma comunque accogliente. Assolutamente sì, e anche appagante. Animo e vista godono, dico, tanta bellezza, anche se un po' cupa. È un po' cupa, ma oggi, caro Danny, ti farò assaggiare del cibo, del comfort food, del food porn, del cibo veramente grasso. La parola d'ordine sarà colesterolo, ti dico solo perfetto, questo. Perfetto, mi piace. Dove andiamo? Ho già qualcosa in mente? Ovviamente, seguimi che ti porto in un ristorante che fa veramente al caso nostro. Però, se devo essere sincero, non è Pasto e non è Palermo senza il Tascio. Possiamo chiamare il Tascio? Hai ragione, facciamo entrare al Tascio! Tascio! Mi si è palesato, buongiorno! Buonasera a voi! Le sono mancato! Guarda cale, buonasera a voi! Sì. Siamo di nuovo qua, ci chiede, sì, siamo di nuovo qua. Come va a fare sera? Allora niente, ci vuole accompagnare il nostro buon autoctono abitante. Andiamo a mangiare in un posto... No, ma da buono quanto capisce. Amo in un posto che, diciamo, fa così un anticchiacchio loid. Ah, buono, amore. Che già l'avevo così, mangio. Ti piace, Mondello, ti piace? Mi piace moltissimo. Da così, però... Il tempo è un po' così, però ce lo facciamo andare bene. Andiamo. Mi fa proprio piacere averla di nuovo qua con me. Pure a me, onestamente. Anche a lui fa piacere. Ma perché non si già strisciccato? Ma sai che ci stavo proprio pensando? Ah, perché è sempre qua, quindi che ci fa ospedaliato? Ed eccoci quindi qui seduti all'interno di un locale, ma dove sarò mai? Caro Danny, ti ho portato da D2 Daniels, che è la casa... Ma picchi da futuro? Ah no, sempre... pensavo stesse rubando il Tascio. Il Tascio apprezza questi souvenir che solitamente porta a casa. Siamo da D2 Daniels, che è la casa del food porn qua a Palermo, e oggi ti farò assaggiare proprio della roba... Cose chi pampene, che è un'espressione idiomatica autoctona tipica proprio. Tipica roba veramente. Con le pampine. Io lo immaginavo. Una roba con pampine. No. Chi pampine. Partiamo dagli antipasti. I lolli pork, o anche detti. Licca licca. Allora, questi qua sono dei lollipop, appunto, di pulled pork. Ma te fai ghiaccare? Io mi informo prima di fare un contenuto. Fritti e poi ricoperti di salsa cheddar e bacon croccante. Io temo per la mia incolumità, quindi faccio prendere la prima portata al buon Tascio. Tanto che se il videomaker va contro il Tascio in maniera troppo... Ah, ti sei ammazzo, adesso vuoi sonteare. Allora, open momo per gioia. Signori, fate il vostro cin-cin, gioco. Cin-cin, un bel lollipop. Precipita. Tascio, mi stia calmo, non sia avido. Porca troia, che buoni. Ma senti che sono scioglivolessime. Che bontà. Allora, quando vai a rompere il guscio, hai un'esplosione di morbidezza all'interno della bocca. Buonissimo. Perché il guscio è crostoso, è roccioso. Perché è fritto. Quasi fosse la capocchia della testuggine. E una volta rotta, si sente un abbraccio di carne. Lei è avvezzo a mordere le capocchie. Ma non c'è tregua in questo attacco culinario. Causa. È subito rimpiazzato da una nuova portata. Ah, e caviamo qua. Madonna. Cos'è sta roba? Allora, patatine con pulled pork, ma adesso la parte più food porn. Michelino, questa è una fonduta di cheddar che adesso io andrò a versare. Addio, raga! Allora, prego, signor Danny, assaggi prima lei. Allora, ma mi prenda, ma... Ho preso la patata scondita, che cos'è? La prenda condita, dai. Arribio. Ogni tanto mi ritornano in mente le parole italiane. Si tascia. Amore, piglia la bocca. Già costruito, sta mocca, bravo. mi dà la bella china che sta. Non avevo fame, ti giuro, quando sono venuto qua non avevo fame perché abbiamo già girato un video, ma... Questo puoi riparare lo tavolo. Assurdo, e sembrano
fatte di aria. La patata è morbidissima. Il pulled pork, no, aiuta. Il pulled pork aiuta proprio la patata a diventare la quintessenza. Ma è sempre così, i pork e le patate le amano. Qui sappiamo per eccellenza che il porco ama la patata. Esatto. Perché buono. Io ho tutte patate vergini. Fonduta di cheddar è mondiale. Aduna, aiuta la patata a scendere. Aiuta la patata a essere deglutita come era corretta. Grazie regia. Grazie. Prima al tascio. Solitamente noi abituati alla povertà usiamo un panno carta. Un panno carta. Ma in questo caso il panno carta non è di carta, ma è di tessuto. Ma che premium. Ma come si permette? Non è stoffa, è seta. È seta. Ti stiamo poi a casa, onestamente è bello. Che? Danny, come al solito, il signor Danny non vorrei. Con le patate la barba si sporca. Finora devo dire che questi antipasti stra approvati. Non l'ha detto, l'ha detto. Questo l'ho capito, ormai parlo il tascese. E che cos'è? Sono siculo, madrelingua. Allora, devo essere onesto, mi piace, però conscio del fatto e ormai abituato all'abbondanza palermitana, so di non dovermi spingere oltre, so di non dover essere avido e non devo finire la pietanza portatami in anticipo perché ci saranno molte altre. Anche lei deve tenersi l'appetito. Vabbè, ormai va così. Veramente leggere. Ah, posate. Attenzione, qua si va con il carico pesante. Ma di tutto pesante. Qua, si voglio mangiare. Arriva il metallo, con il metallo vuol dire che il cibo è assai ingombrante. Non è rame, non c'è bisogno di essere rubi. Porca miseria. Ma di questo qua? Ah, io voglio questa. Lava. E anche questa. Oh. No, ma sta cosa è illegale, frate. Guarda come fuori esce. No, è un fiume di bontà. Oh. Un fiume di bontà. Se proprio vai salsa comunque. In fretta prima che si solidifichi. Che si solidifica. Volevo dare un voto, un giudizio, ma in realtà le mangerei tutte e due. Aspetta, fammi tagliare la lista. Oh, scusa. Tocca, manga scheisse. Vedo che sono terra. Cattivo, è cattivo. A volte non lo capisco nemmeno io il signor Tascio. Ha fatto un corso con un master in cattiveria. Aspetta, testa di minchia. Allora, molto buona quella al cheddar, ma quella al pistacchio effettivamente c'ha uno sprint in più. Quella al cheddar non abbiamo dato la giusta importanza anche al bacon. Ma io ho dato l'importanza, vieni qua. Godurioso. Complimenti. Buona sta cosa. Veramente buona, uno spettacolo. Bacon, guardate che era. Perché gli dà quella sapidità forse che gli manca, è vero? Tascio. Cosa sta succedendo? Che succede? Ah, scusa, vero? Piedi, ma... Le metamorfosi del Tascio. Io sto pigliando di sosambianza, bertamante. Ma che sta. Mi si è acculturato. È la sua pazienza, è la sua. L'inglese. Colpa sua. Mi complimento. Una trasformazione quasi kafkiana. Mamma mia. Ido diventa me e io divento Ido. E a menghia, e a sciupare. Attenzione, siamo arrivati al momento pizza. No, chi sei balsasa? Allora, abbiamo un pesto di basilico fatto a noi, mozzarella, prosciutto e levoni cotto alla brace. Guarda che bell'impasto, bello alto e soffice. Ragazzi, no, è pieno d'aria. Questo significa che è ben lievitato. Perché parlo così? Ma lei ha viaggiato per l'Italia. Influenza, lei però è pagato per fare il tascio. Se adesso mi torna umano, non faccio più le visual. E che cos'è? Guarda, è ripiena di pistacchio la mozzarella. Ma che cazzo dici? No, è ripiena di mozzarella. È ripiena di chi ne è mozzarella? Chi ne è l'acqua? Oh, non so se voglio. Ma chiedere... dai, fidati che la pizza. Yeah, una. Da un istituto c'è la pizza. La fanno? Chiede se dove abita lei fanno la pizza. È arrivata. No, non ancora. Non ancora. Ancora mangiamo la focaccia con le Noi abbiamo il pane e quando vogliamo festeggiare gli mettiamo dentro del salame. Viene chiamato panino, è una novità nostra veneta. Effettivamente non sappiamo cosa sia un panino, l'avete inventata voi come il pannaghiaccio sicuramente. Certo. Allora, questa che c'ha tanta... avvicinati col piatto. Cadiamo la mozzarella, sì, però si vede con le mani mai pizza. Bravissimo. Onestamente. Perché sta facendo un po' ideale. Guarda come si taglia una pizza. No, come te, ma tu, minchia così sta male. Chiedo scusa, signor Tascio, se non sono avvezzo ai costumi del paese. Onne mani mai. Lei non è abituato a toccare, intende? Sì, ha tagliato subito, ove che è bravo. Ma perché non tagliate una fetta anche a me senza rompermi tanto i coglioni? Ehi, ma tu volessi tagliare, oppure se no tu tagli. Io non mi metterei contro il Tascio perché lei ha i muscoli ma lui ha l'arroganza. Chiedo scusa. Tassiamola. Assaggiamola. Il prosciutto cotto è buonissimo, cazzo. Il pesto mi fa impazzire. Il pesto ci sta benissimo. Sgronda di olio. Il cornicione è soffice, sembra di mangiare una nuvola. Volevo mangiare un'altra fettina. Mai mangiato una pizza così buona. È buonissima. È la fine del mondo. Vediamo se ho imparato a tagliarla. Dai, vediamo se sei diventato. Guarda che c'è meglio, vorremmo guardare come la pigli. Sì, Signor Tascio, ma come si fa? Ma ti aiutare chi mano? Perché ogni si mano? Usa il sireta. Come che te lo meglio? È fiero di me, signor Tascio. Certo, bravo.
molto molto buona. Veramente very good comunque. Si vede quando mangia mai. Minchia, proprio sai, sta mangiando costantemente. È meglio questo o il pollo fatto alla friggitrice di Ciadari che ti fa tua moglie? Ciao! Ancora che tabballantessa. Ah, perciò te adda. Attenzione che la ragazzina. Tabballantessa come si traduce? Ti balla in testa, ma non è. È furba, è furba. Sai da noi in Veneto come si dice? Ti mangia i risi in testa, si dice da noi. Non chiedermi perché. Te mangia i risi in testa. Sì. Te mangia i risi in testa. Che fantastico popolo i padovani. Io. Ma che è un salone? È un'arma. Allora, all'interno abbiamo una crema di patate arrosto, fior di latte, cotto alla brace. Tutto viene panato con la farina di pistacchi, la granella, pezzo di pistacchi e burrata. Mamma mia, Danny. Si vede con ha fatto mai a botte, chi? Ah. Lei invece, signor Tascio, è beh. Io chico ti ha da cire, tutta è nata. Wow ragazzi, mamma mia, tagliasso dai, ti faccio una fetta, un pezzo d'occhio, un pezzettino. Vieni qua con il tuo affare. Ma prima il Tascio, se no mi spara. No, il Tascio si è addomesticato ormai, parla l'italiano, non hai sentito? Oh, sto parlando ancora con Severo che ti ho fatto vedere da Camposanto. Mamma mia, si avvicini signor Tascio. No, non sa fare un cazzo. Ma zicchi la forchetta sopra. Non voglio rompertelo. Ma tu hai, sì, tu a te non dai la 104. Pensa se venivo con la fame. 3, 2, 1. Aspetta, c'è uno che cosa? Che ancora io la staglia. Lui è sempre una gara per lui. Sì, sì. 3, 2, 1, via, via, via. Ho vinto io, ho vinto io. Il cibo a volte va anche amato e apprezzato. Non è che perché tu nel tuo canale fai le food challenge. Oh, chi vince chi mangia più lente? Ho vinto io. Che poi non vinci mai. Buona cazzo la pasta. Tra i tre sono quello che è. Tra i tre sei quello che non ci arriva, Mi aspettavo che il pistacchio fosse preponderante. Oh, non si parla capo cacchina. Mi aspettavo che il pistacchio fosse preponderante. Invece non riesco più a capire chi è il Tascio tra i due. La burrata la mangi? C'ho questo un clip sul tacchetto. Da noi non ci sono le burrate. Tagliamo? Da noi c'è il pane. Di solitamente lo tagliamo a metà. Mettiamo dentro del salame, lo chiudiamo e lo chiamiamo panino. È figata! Io non ce ne avevo, hai capito? Scusa, ero concentrato. Ci mettono nel suo salame, lo chiamano panino. Vero? Ninja. E poi che fate, poro? Tipo, andiamo nei grandi supermarket. Che da noi ce ne sono di giganteschi. Cioè, ce n'è tipo uno che è 30 metri quadrati. Da noi è follia. Pure. Sul serio, tre corsie. Prendiamo delle scatole con dentro del grano fatto strano, pressato a tubetti. Scaldiamo l'acqua fino a che non bolle. Una volta che è mandata in ebollizione l'acqua, apriamo questa scatola, buttiamo dentro questo grano fatto strano a tubetti, con strane forme anche. E dopo 10 minuti, tipo, è pronto. E buttiamo via l'acqua. E mangiate solo il grano, solo che è diventato morbido, però. Sì, però è tipo, lo metti in un sacchetto così o tipo in una scatoletta mentre guardi un film. Ti come metti si chiama? La chiamiamo pasta asciutta. È un mondo incredibile quello di Padova. Ma che cose buone ci sono? Abbiatelo onestamente. Stiamo arrivando, aspetta a me. Verrà sicuramente a trovarla. Passiamo avanti, madonna. Oh Gesù santissimo. Un vaccino, chi sto COVID? Chi sto vaccino? E che non si dica che a Palermo non è stato inventato niente, perché anche la cura c'è proprio vaccino a Montano. Da Mondello di Covid non ce n'è. No, esatto. Ed ecco perché. Tanto siamo a Mondello, ecco perché. Chi ed sto ecco panino. Perché. Cioè, cosa c'è sotto quella panatura? Cosa pare? Non lo so, ma mi verrebbe tanto voglia di tirare fuori questa siringa, mettertela nel cuffio. Bam! Allora, piano, piano che può schizza, è rutta come un vulcano. Se mo schizza in te la faccia, vedere che poi ti schizza una voce a cosa. Mio Dio santissimo. E ora quella per norma la dovresti leccare. Però il... No, non lo taglio più, continuate a prendermi in giro. Sì, io Tascio. Lo taglio io. Che cazzo, abbiamo una cultura culinaria noi pazzesca. Abbiamo inventato la pasta asciutta. Vai così. Guarda che tecnica. Bravo a tagliare, Mamma Gesù, santo Dio, madonna. Picciotte, comunque questa cosa penso sia illegale in 77 stati. Madonna, ma che cazzo c'è? All'interno abbiamo patate al forno, pomodoro per sgrassare un poco. Certo, burger da 200 grammi, bacon, cheddar, anelli di cipolla, cipolla croccante, siringone di salsa cheddar. Poi ovviamente, siccome non bastava così. No, è molto vuoto. Sì. Abbiamo panato e abbiamo fritto tutto. Era indispensabile, imperativo se si voleva procedere con un qualcosa di diverso. Wolverine. Il panino Wolverine. Tributo alla Marvel e agli X-Men. Ma perché Wolverine si friggeva? Sì, lo sanno tutti, imbecille. Certo. Ti ricordi che si era messo dentro quella ampolla strana perché gli hanno tirato fuori le ossa e gli hanno messo l'adamantio? Era una frittura, era. Ma chissà di ci hanno? Perciò ti penso che poi vada a vomitare. Non riesco a trovare il lato più opportuno. Forse questo. L'angolino. Certo, l'angolino. O la punta. Leva dell'angolo o di punta? Io, come Gabby, se la mangio.
Guarda com'è croccante al fuori, porca miseria. Non mi ho mangiato un panino fritto. È Wolverine. È Wolverine. Dopo servono una Coca Zero, necessariamente. Ma perché no? Non ho più fame. Perché ho dato un morso, mi si riaccende. Dico, cazzo, lo voglio. È stra buono. Non è un panino che prenderei, perché per finirlo penso che mi andrà a fare la flebbo. Però, bella idea. No, è una bomba assurda, cioè veramente. Ma è proprio buono. Mi chiedo cosa ci sia adesso che possa battere o che possa essere degno di continuare questo pranzo, caro Danny. Battere Wolverine è difficile. Lei ha mai visto Wolverine? No. E Stranger Things? No. Ho un nipozzo Paris, cosa non hai picciole? Come faccio? Magari la televisione a casa, non ha pagato il canone. Benissimo. Eri l'italiano medio, però tascio. E il calcio? Boh. Il calcio? Siamo a Bio.Snai. Cos'è? Provo a vedere la Snai. Ok. Ecco se c'è la scloacco. Oh, deduco sia arrivato il momento del dessert. Allora, io credo che queste siano delle palle di pizza fritta ricoperte di Nutella. Là c'è tipo, credo sia una piscina di pistacchio, ma... Ma chissà come si mangiano, chi mano? Questa con le manine. Ah, chissà, piglia, che... cos'è, te lo spiego. No, oh, se io chissà, faccio piglia. Nutella... Oh. Ah, cos'è? Sì, devi fotterlo dentro. Sì, pensate alle anno, chissà, piglia. Dai, prenda. Ah, che da piaceo. Invece. Che onore. Madonna santa, il pistacchio dolce lo amo. Aspetta che non ho capito bene il sapore. No, infatti non... ha ingannato un po' anche a me. Vedi che ho imparato. Bellissimo. Stavo insegnando. Chico, ho piglio rapa, come l'ossa, come pare non fa con l'ossa, tu lo fare con chissà. Come il prete suole fare con l'ostia, con l'eucaristia, lo faccio con il calzoncino. Mm. Ostia. Ho paura. Amore, rapa dopo. Minchia, non l'ha visto mai tutto questo zucchero. Oddio! Orco due, frate. Madonna, sì, fra! E ora c'è un mozzicone. È pornografia. Ma tu ti devi allenare per 60 anni adesso, dopo per smettere questa cosa. Io non mi alleno, quindi è un problema. Che minchia me lo mea, cazzo, sto cosa? Sì, vabbè. A me, cioè, lui lo dà in mano, me lo spiacci di tutta. Picchio in mano niente, fai schifo. Figue, fanno gatta. Adesso ho capito cosa vuol dire food porn. Perché sai, di solito noi cosa facciamo a Padova? Noi prendiamo il pane, lo tagliamo a metà. E ci mettiamo salame. Se, lo, ah, anche lei conosce l'usanza. È stata a Padova. Lo chiudiamo e diventa, noi lo chiamiamo panino dopo. Ah, bel nome. E la mangiamo così. Non l'avevo mai mangiato io così. Ma manco io, compa. Anche questo è letale, che cazzo è pazzesco. Questo è il più buono che abbiamo mai mangiato. Bello. Cosa dite? Siamo arrivati alla chiusura? Soddisfatto? Sì. Buono. Ragazzi, cosa dire? La nostra esperienza culinaria nel mondo del food porn di Palermo, nello specifico Mondello, e abbiamo scoperto del perché è stato debellato il Covid qui. Hanno la cura. Non mi resta far altro che dire che il nostro pasto si può concludere, visto che il dessert ci ha messo mo. Capo. Ninchio mo. Inebriati a dovere. Ninchio mo. Eh? Ninchio mo. Ninchio mo. Ninchio mo. Bravo, ma la lingua, sogno. Dobbiamo ringraziare altresì di due Daniels che ci ha offerto, diciamo, questa esperienza. Ci ha offerto il privilegio di assaggiare il menù più ricco, il menù più succulento. Vassaso. Grazie mille ragazzi per aver visto questo video. Grazie mille ragazzi, grazie mille di due, grazie a tutta la troupe che ci ha supportato anche a livello emotivo durante questa avventura, perché può sembrare facile, ma ahimè non è affrontare la varietà di pasti, anche perché avete visto l'unica cosa non fritta era la Coca-Cola. Quindi c'è stato un grande sforzo da parte nostra, del trio, che spero abbiate apprezzato. Ancora una volta, l'autoctono abitante, il Tascio e Danny vi ringraziano per essere stati in questo video e vi rimandiamo, diciamo, agli altri canali anche. Ci sono un sacco di collaborazioni nei vostri canali, sempre con me. Gli altri canali che c'è Murri nel canale di Jumpitech, che oggi purtroppo non ha potuto essere qui con noi perché sta facendo dell'altro in veste sua. C'è il Tascio. Certo. Lei è iscritto al canale di Jumpitech. Certo, il tuo primo sogno. Quando l'ho aperto io. Quando l'ho aperto. No, ho capito. E ci vediamo in un prossimo video. Andiamo visto.